ragazzi, sono sempre io e il vostro Volpe. Oggi siamo su Farming Simulator 15. Allora, è un gestionale ovviamente della carriera del fattore. Allora, adesso dobbiamo spiegare i vari pulsanti qua, varie caratteristiche. Allora, c'è prima la carriera, ovviamente il fulcro del gioco, che è la carriera. Dopo c'è il multiplayer, che serve... Allora, ci sono i vari server, facciamo europeo qua, come vedete ci sono vari server per andare a giocare con altre persone che hanno già iniziato, ovviamente. Dopo c'è il tutorial, che spiega i vari funzionamenti delle macchine agricole. Allora, dopo si può scaricare mod, c'è gli obiettivi, che ogni volta che si è sbloccato un obiettivo, ci sono 16 obiettivi, obiettivi, come vedete, ogni volta che si è sbloccato un obiettivo vi danno qualcosina in più nel gioco. Dopo c'è gli obiettivi, come ho detto, le opzioni, riconoscimenti, esci. Vabbè, adesso andiamo a cominciare con la carriera, ragazzi. Il primo, ovviamente, iniziamo. Facciamo normale. Allora, abbiamo poi due scelte: o l'area scandinava o americana. Faremo l'area scandinava, che penso sia in mezzo alla foresta, ma quello americano faremo in un altro momento. Adesso aspettiamo il caricamento come solito. Come vedete c'è anche il mulino. Carica giochetto, su. Ok, ha finito di caricare e iniziamo. Allora, Farming Simulator ti dà il benvenuto. Allora, vuoi iniziare un breve tour guidato per... No, non mi interessa, no grazie. Allora, inizia più tardi, vabbè, non mi interessa. Ok, andiamo avanti qua col punto di domanda. Allora, ti diamo il benvenuto. Allora, questa è la tua nuova azienda agricola di... Scendi giù per il pendio per raggiungere l'area principale, dove troverai... Non mi ho fatto leggere più. Scritto talmente in piccolo che... Wow. Si può aprire? No, credo. Come vedete la grafica... qualcosa di caruccio. Come vedete qua c'è anche il fumetto che esce da sta, che è una sauna, cazzo, sta roba. Una sauna sarà qua. Comunque, o qualcosa per mettere, beh, non lo so. Come vedete qua c'è una bella casetta fatta molto bene, anche il paesaggio è molto 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 realistico, ci vede. Oh, come vedete qua c'è già il primo macchinario e là c'è la nostra fattoria. Questa penso sarà la nostra casa. Comunque andiamo a vedere il nostro primo macchinario, che è una Commia C6. Eccoci qua, dentro siamo noi. Allora, 9, apriamo la mappa. Noi siamo il punto verde lampeggiante. Ok, adesso andiamo un pochettino più avanti e se non mi sbaglio con la Q, sì, con la Q agganciamo la fare. Poi c'è, allora, per dispiegare la X, come vedete ho dispiegato il bocaporto qua. Allora, poi per avviare accendo la MT3B e la B. Ok, allora per l'interno non so, col 3 c'è la velocità assistita automatica. Questa macchina si dovrebbe già essere attrezzata per anche fare il fieno. E
adesso B la spegniamo. No, ho sbagliato. Adesso dobbiamo ruotare. Andiamo. Posizioniamo B e via noi. Abbiamo lasciato un ciuffetto alla prova. 3. E la velocità automatica. La virgola è per lasciare la paglia. Abilità, sì. La virgola è per lasciare la paglia. Che non so, nitritrebbia. Comunque molto realistica sta macchina. B. Andiamo a posizionarci di nuovo. E così via. Non so posizionare il cazzo e cane. Ok. B. E via noi. Adesso ragazzi faremo, ecco l'H, lasciamo che ci pensa il nostro fattore. Allora qua ci abbiamo un trattore con rimorchio, quello Q lo attacchiamo come solito. Adesso andiamo a, no, quello no, andiamo a posizionarsi. Allora, qua abbiamo il nostro trattore con il nostro bellissima macchina, vabbè, la coltivatrice. Ok, poche parole, bisogna piazzarci, andare giù con sempre la bipe, no, quella C, vediamo gli interni ovviamente, sono fatti molto molto bene. Qua ci abbiamo il sedere, noi prova. Comunque. Con la V lo abbassiamo e andiamo. 3, la velocità assistita. Solito. E via noi a rarare sto campo. E questo è il 38 che in quel momento in teoria non ci servirebbe, prova. Lo ariamo per il futuro. Come vedete questo modello è più forte quell'altro. Ok, spieghiamo il 3. V di nuovo e lo alziamo. E lo passiamo a... sbaglio i tasti. E via noi. Come vedete punta un pochettino il trattore ad andare da una parte. Ahimè. Dipende dalla pendenza del terreno ovviamente, ragazzi. Vabbè, questo lo lasciamo qua. Adesso andiamo a vedere, questa è la nostra seminatrice. Volevo solo farvi vedere questo. Questo no. Questo lo venderemo subito già che siamo qua. Allora, questo... è la nostra concessionaria ovviamente, sì, immaginavo. Allora, questa è la parte dove si compra i macchinari. Guardate che bel macchinario da che hanno sopra il tetto. Vabbè, comunque
E questa parte qua, questa sarà la banca, penso. C'è il bancomat. E la parte qua, come vedete, questo rettangolo serve per vendere gli oggetti, i vari macchinari, o come... Figa, fa proprio... Vabbè, come vedete il nostro trattore adesso lo vendiamo, perché non ci serve. 300 trattori per il momento. Allora, fare con la R, e lo vendiamo per 22.200 euro. Ok, venduto. Infatti adesso siamo 28.000 e no, è 28, perché abbiamo l'operaio. Qua. Come vedete ci e vediamo l'interno anche della nostra bellissima mitritrebbiatrice. Là c'è il grano che abbiamo raccolto. E vabbè. Gli specchietti, questi specchietti non funzionano. Ahimè. Peccato. Però questi dovrebbero funzionare, in teoria no, neanche. Strano, in teoria dovrebbero funzionare i specchietti. Strano. Comunque. Neanche con... No. Neanche con questo non funzionano i specchietti. No, non funzionano nessuno i specchietti. Dovrebbero funzionare, aver messo che funzionassero. Oh, molto strano. Vabbè, dato il fatto che non funziona. Ok, la nostra mitritrebbiatrice è piena quasi. Adesso andiamo con il nostro bellissimo cassone a scaricarla. Speriamo che si fermi e dopo la scarichiamo. Ok, ho finito. Ci tocca andare sul raccolto, ahimè. Ok. Aspetto, secondo me è meglio. Mi espande tutto fuori, se no. Ok. Ah, è un piede percorso. Mi pia per culo. Ah, così. Andrà se così vuole. Ok. Ci leviamo dalle balottas. Ok, adesso questo qua è l'altro trattore che butterò via. Qui prendiamo la nostra bellissima seminatrice, la riempiamo di ovviamente da fare. R dove si ricarica, sì. Come vedete sta ricaricando la linea bianca con la nostra bellissima 600 scemi. Ok, là ci abbiamo il fertilizzante, come vedete. Questa è la roba del barbabietole, eccetera eccetera, patate, penso, poi andremo a vedere. Anzi, già che siamo qua andiamo a vedere adesso, Allora, qua intanto i nostri semi, se bisogno. Sembra soldi, poi BP, la tua seminatrice, bla bla. Solito. Qua c'è un magazzino cippato. Qua c'è un bel cippato. E qua ci abbiamo barbabietole patate e barbabietole a zucchero. Questo qua sarà il barbabietole, penso, sì. Sì. E qua le patate.
Ok, adesso andiamo a vedere qua. Qua abbiamo la fertilizzante. Il nostro bellissimo fertilizzante. Adesso andiamo a vedere anche l'altra parte, eh. Già che ci siamo, ragazzi. Qua c'è il nostro bellissimo silos. Questo silos è una bla 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 bla, solito, che sappiamo già. Allora, ok, questo è una fontana. Fontana. Allora, in tutte le fontane come queste poi si può riempire il camion d'acqua. Questo qua sul telefono, vabbè. Qua dentro, cavolo, un magazzino, ok, ce l'abbiamo. Allora, in qualche posto dovrebbe essere anche per le nostre quella barra spaziale, spaziamo, sì. Ci che è già finita la nostra mietitrebbiatrice. È già finito, sì. Ok, adesso andiamo a prendere l'altra parte del nostro raccolto. Ovviamente dovremmo da noi. Allora, estendere il condotto qui. No, oh, scusate, ho letto sbagliato. Ok, siamo davanti, grazie. Ok, ovviamente col tab adesso mettiamo da parte questo macchinario. Ok, qua come ragazzi, come vedete, qua avremo le nostre galline, stavo dicendo galline. Cocorichi, coccolo, coccolo. Infatti abbiamo già il nostro bellissimo gallo che fa chicchi 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 chicchi. Qua in teoria potrebbe anche scampare, però vabbè. Dettagli. Il tuo pollaio, bla bla. Ok. Allora, qua sopra faccio di bello. Ok, fienile. O fienile, qua c'è il fienile per andare a vendere la paglia. Qua c'è un altro deposito. Cazzo, sta roba. Ha raccolto una moneta d'oro. Ci sono oltre 99 antiche monete d'oro nascoste nel mondo. Forse un giorno potrà salvare. Ok, vabbè. Vabbè. Andiamo a vendere questo. Allora, adesso andiamo a vendere questo, il nostro bellissimo vendere. Mettere nel silos. Non è una strada molto praticata questo che ho fatto, però giusto. Ok, ci mettiamo qua sopra e prendiamo la Q per svuotare il nostro cassonetto qua. Ok, allora con la nostra I ci abbiamo, allora, la panoramica di tutto quello che abbiamo. La previsione è meteo, come vedete oggi abbiamo il sole 20-10 gradi. Qua c'è le novità, qui c'è le finanze. Abbiamo 20 saldo e 27 mila euro. Wow. Totale 21. Siamo 27 mila euro. Qua c'è il magazzino e i prezzi che costano
i vari affari, frumento, orzo, colza, bla bla bla. Qua c'è selezione del veicolo. Come vedete, qua c'è un veicolo con un altro, bla bla bla. Per salire sul veicolo, visualizzazioni mappe, qua c'è per vedere se il nostro raccolto è pronto oppure in fase di crescita, bla bla bla. Qua ci abbiamo gli animali, le pecore, quante ne abbiamo, percentuale produttività. Qua per esempio abbiamo solamente una gallina, cioè il gallo che abbiamo. Queste sono le mucche. Dopo queste le varie statistiche. E basta. Poi se prendiamo la P, abbiamo le categorie dei vari mezzi. Per esempio, più avanti andremo a comprare questo qua. Però costa 24.000, ci vuole ancora. 10 euro al giorno, come vedete, come questo qua, però costa questa capacità di 21.000 litri, al posto di quest'altro che abbiamo adesso di 8.500. Andremo a venderlo più avanti. Dopo, sempre più avanti, prenderemo un'irrogatrice. Questa penso che costa 5.500, che almeno è. Allora. No, questa qua, scusate. Sparci fertilizzante. Poi ci sono tante altre tipologie. Queste qua hanno messo ultimamente che per raccogliere il legno, ragazzi, e sì, potremmo anche andare a prendere il legno per guadagnare qualcosina in più. Vedremo più avanti questo. Ok, tanto adesso andremo a penso a vendere sia questo che il cassone, ma già che siamo del trattore, sì, questo qua non vendere. Andiamo a vendere allora. Con il 9 c'è la mappa e dobbiamo andare il negozio che là. Ok. Quindi ci prendiamo direttamente un cassone più grande. O sparci facilizzare. Vedete capito? Che sono però sempre più utile per il momento. Sparci fertilizzante più avanti. Allora, con il 9 andiamo di qua. Ok. C'è nessuno là? Ok. Andiamo questa stradina e qua abbiamo il venditore, guarda, il venditore. Il negozio, il negozietto, ragazzi. Allora ci mettiamo la nostra bellissima roba qua, già che dobbiamo vedere tutte e due. Allora con la L trattore ci vede 22 R, e la fare 4.320. Ok, abbiamo 54.000. Adesso andiamo da questa parte qua. La banca, come sapete, e qua c'è il negozio che è lo stesso da, come vedete, qui avevo fatto per vedere la prima categoria. Allora ci prendiamo uno allora cassone ribaltabile e ci prendiamo questo qua 24.000. Ok, ne abbiamo ancora 30.000, vediamo se 14 ci vogliono, sì. Perché ci viene anche i campi più rigogliosi. Ok, ce l'abbiamo qua. Adesso per non venire col trattore possiamo fare una cosa, andare sulla I, no, sulla I, scusate. Su. Sì, sulla I dovrebbe essere. Sì, sulla I. Allora, possiamo fare rimposta veicolo attrezzi e ce lo mette direttamente nella nostra fattoria. Ok, sì, è ok. Adesso apriamo qua e vediamo che ci abbiamo già il nostro cassone. Ci abbiamo già il nostro cassone e il nostro sparci fertilizzante, come vedete.
Ok. Adesso aumento la... Questo qua però no, non ci serve qua, ma ci serve. Facciamo come prima i... no questo, ma questo qua. Così. Allora, rimpostiamolo, mettiamo là, questo qua sempre. Rimpostiamolo e mettiamo là. E il peso anche. Ok. Adesso facendo così, noi abbiamo tutto il materiale qua. Ci prendiamo il nostro bellissimo pesuccio. E il nostro bellissimo attrezzo. Questo è un trucco solamente per non sprecare il tempo, per andare avanti e indietro con i vari macchinari. Adesso ariamo questo campo. Lo areremo così. Prima V per abbassarlo e via noi. 3 c'è la velocità di crociera. Come vedete, ogni tanto il nostro trattore cercherà di andare via del seminario. Freniamo, andiamo un pochettino più avanti noi. Ok, V. Ci riposizioniamo. Ok ragazzi, allora per prima puntata va benissimo così. Adesso io farò tutto avanti e indietro con questo aggeggio qua. E niente, ci sentiamo a un prossimo gameplay, sempre con questo volpe. Ciao a tutti. Questo. Ah, madonna.